Al numero 1, sì. Perfetto. Va bene, stanno arrivando, signora, grazie, buongiorno. 19 maggio 2015, Silvia risponde per l'ultima volta. La telefonata arriva da Bovezzo alle 14.06, segnala una donna ferita alla gamba. È l'ultima ricevuta dalla centrale operativa di Brescia, dalla sala che dal marzo 1994 è stata il cuore pulsante del soccorso sanitario nel bresciano. Da pochi minuti l'ambulanza infermierizzata ha inviato i dati dell'elettrocardiogramma di un paziente a Desenzano, c'è un infarto in corso, poi il silenzio, i telefoni dell'emergenza hanno smesso di squillare, si resta in linea solo per chiudere le vicende amministrative rimaste aperte. L'ultimo turno non è stato un turno come gli altri. Attorno alle postazioni, gli infermieri, i medici, gli impiegati di ieri e di oggi. Si sorride, ci si abbraccia, ma l'atmosfera non è quella dell'ultimo giorno di scuola, quanto piuttosto di un'esperienza unica che si è chiusa. Beh, cambia che non avremo più la nostra attività di centrale, che era quella comunque prevalente. Continueremo a fare i mezzi, quindi elicottero, ambulanze, auto veloci sul territorio a servizio della cittadinanza. Quali sono i tuoi prossimi turni anche a Bergamo? Sì, allora questo mese farò ancora mezzi, dal mese prossimo io e altri colleghi faremo anche degli affiancamenti a Bergamo per aiutare i colleghi in questo passaggio. Altri colleghi lo stanno già facendo in questo mese. Alla chiusura della centrale operativa del 118 di Brescia ha partecipato anche il direttore generale di AREU, Alberto Zoli, che ha ribadito la filosofia del progetto e la necessità di un passo avanti dell'intero sistema. La riorganizzazione delle comunicazioni ha portato a identificare 4 sale operative regionali che sostituiscono 12 centrali operative provinciali, quindi un sistema molto più sicuro. Nelle stesse ore anche la presa di posizione dell'Ordine degli Infermieri, che critica alcune scelte di AREU. Abbiamo comunque perso il primo contatto, che qui a Brescia era una peculiarità, era anche la ricchezza di come era nata la nostra centrale operativa.